L'università incontra il territorio, 60 aziende del territorio. Che cosa si deve fare per rafforzare appunto l'idea di città universitaria? Perché con il sindaco Basile avete spesso parlato appunto di una città che sicuramente deve rafforzare, diventare di più a misura di studenti. Mi piace pensare l'Università di Messina come un traino per tutto il territorio. Noi abbiamo molti studenti stranieri e quindi dobbiamo guardare all'esigenza di formazione, che però deve guardare a sua volta al territorio. Quindi ho sempre parlato anche di una programmazione nell'istituzione di nuovi corsi di laurea che tenga conto anche delle risorse e dell'esigenza del territorio, e quindi non solo formazione ma anche apertura verso il territorio, ma anche in termini di placement. Quindi l'iniziativa di oggi mi vede veramente molto molto felice. Molto felice della risposta delle aziende che hanno colto questo segnale, 2500 curricula mandati in giro da studenti che si avvicinano alla laurea e da laureati e 800 colloqui organizzati, e questo sicuramente è fondamentale perché le aziende hanno colto il senso del messaggio e quindi sentire i talenti del territorio. Qual è il salto di qualità che si deve fare? Per esempio rispetto al comune diciamo sempre migliorare i servizi, ATM, le strutture, trasporti e tutto. Cosa deve fare in questo dialogo tra università e comune? Che cosa si può fare in più? Si possono portare avanti tutta una serie di iniziative, considerato che studenti che vengono da altri pazienti, da altri territori, vivono il nostro territorio, e quindi delle scontistiche, per esempio, comunque delle altre attività che possono essere fatte in sinergia col comune. Già il servizio di trasporto è molto migliorato e io immagino che si possano offrire dei servizi dedicati, mirati ai nostri studenti. Invece le biblioteche aperte anche di sera, che cosa significa, che novità è? Ma è un'università che guarda al sistema del campus e quindi che l'università possa essere vissuta fino a tardi anche la sera è un segnale che a me piace molto. Quindi altre biblioteche, dato il successo di quella che c'è al plesso centrale, che è aperta fino a mezzanotte e che è molto frequentata, sono indicative di un bisogno degli studenti di vivere l'università tutto il giorno, e noi cogliamo questo. Il supporto degli studenti riuscirete? Lo vorremmo fare anche con un ruolo degli studenti anche in part time, perché anche quest'idea della partecipazione attiva, del ruolo dei nostri studenti che gradiscono questo genere di iniziative. Abbiamo gli ambassador, abbiamo tante loro attività che ci portano nella direzione di un vissuto dell'università, proprio un vissuto di vita e non solo come luogo in cui si acquisiscono le conoscenze. Quasi un anno di rettorato tra difficoltà, ecco, che momento vive, chiudiamo con questo, l'università italiana, perché si parla di tagli, di crisi economica e nello stesso tempo diciamo l'Università di Messina ha un bisogno anche di rilancio profondo. La situazione nazionale è una situazione che voi conoscete bene, ci riferiamo soprattutto al taglio dell'FFO che impatta su tutti gli atenei ovviamente italiani. Se a questo ricordiamo cosa sono gli sono i fondi di finanziamento ordinari, e ricordiamo che ad esempio il costo degli stipendi, degli scatti stipendiali è totalmente a carico dell'FFO. Quindi da un lato la riduzione dell'FFO, dall'altro l'incremento stipendiale del 4,8% con entrata in vigore dal 1 gennaio del 24, che è esclusivamente sul fondo di finanziamento ordinario, impatta sicuramente sulle risorse economiche di tutti gli atenei. L'Università di Messina, da altri punti di vista, secondo me vive una bella stagione, una stagione in cui c'è una grande sinergia con gli studenti, una grande collaborazione da parte dei docenti, del personale tecnico. Io non mi sento assolutamente sola, cioè io trovo intorno a me un grande entusiasmo. Sento forte il senso di comunità, che è importante per una comunità che un anno fa era divisa.
Ma io credo che il rettore sia il rettore di tutti, io questo l'ho sempre detto e mi sto muovendo in questa direzione, però trovo anche una forte collaborazione da parte di tutti. Le cose si portano avanti tutti quanti insieme, io questo senso dell'insieme in questo momento lo percepisco forte.